55. Bene. Buongiorno, mi sentite? Io vi sento, purtroppo. Sarebbe meglio il contrario, no? Buongiorno, ben arrivati ai laboratori nazionali di Frascati. E io sono un fisico sperimentale, sto svolgendo esperimenti sull'acceleratore Daphne nel campo della fisica delle particelle e fisica nucleare, però ad oggi vorrei parlarvi soprattutto delle ricadute della fisica nel campo sociale. La fisica, ovviamente, la ricerca in particolare, ha come obiettivo l'aumento della nostra conoscenza del mondo. E vi farò anche alcuni brevi cenni su dove è arrivata la fisica oggi. Come vedrete c'è ancora tantissimo da fare e poi andrò velocemente a parlarvi di alcune applicazioni della fisica nel campo della società. E mi fermerò soprattutto sulla medicina, ma vi farò alcuni esempi anche, per esempio, nel campo dell'arte. È un piacere avervi qua, non solo per me ma anche per tutti i miei colleghi, in quanto la nostra speranza è che magari alcuni di voi, scegliendo un campo scientifico o tecnico all'università, verrete magari a lavorare con noi in futuro. E questo sarebbe ovviamente bellissimo, ma il nostro obiettivo non è soltanto di attirarvi a fare questo tipo di lavoro, ma anche di farvi un esempio di quello che noi stiamo facendo e di incuriosirvi in modo tale da invitarvi a rimanere curiosi anche per il futuro sulle nostre attività. Va benissimo, partiamo subito. Scusatemi. Allora, per quel che riguarda la nostra conoscenza del mondo, con l'aiuto degli strumenti che abbiamo sviluppato negli ultimi tempi, soprattutto negli ultimi 20-30 anni, la nostra conoscenza diretta sia del mondo infinitamente grande che del mondo infinitamente piccolo è aumentata di tantissimi ordini di grandezza. So che posso usare questa parola con voi, ordini di grandezza, in quanto dovrebbe essere ben fresca nella vostra mente. Quindi siamo riusciti in particolare con l'aiuto dei satelliti ad arrivare a conoscere uno degli ultimi, ma quello che ci ha dato più soddisfazione, il telescopio spaziale Hubble, ci ha permesso praticamente di catalogare una serie di galassie e di oggetti nell'universo che ci hanno permesso di aprire gli occhi e di vedere i confini del nostro mondo, almeno quello che siamo riusciti ad arrivare a capire, e di svelarci alcuni dei suoi misteri dell'universo, in particolare, magari ritornerò brevemente, l'energia e la materia oscure. Dall'altra parte, invece, con l'aiuto degli acceleratori e dei rivelatori di particelle, siamo riusciti ad entrare nel mondo dell'infinitamente piccolo e a carpire i suoi misteri, nonché formarci un'idea, che come vedrete non è completa, su qual è la composizione del mondo andando verso l'infinitamente piccolo. Quindi in questa struttura che va dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo, la nostra conoscenza si è ampliata moltissimo. Per quel che riguarda la nostra conoscenza nel mondo dell'infinitamente piccolo, e mi riferisco soprattutto a questo in quanto i laboratori di Frascati, come vedrete, svolgono ricerca in questo campo e soprattutto in questo campo, e dopo la mia presentazione andrete a vedere il nostro acceleratore e i nostri rivelatori di particelle, cosa sappiamo oggi relativamente al mondo è che la materia che ci circonda è fatta di atomi, e qui non vi dico nulla di nuovo, di atomi in particolare in cui c'è la presenza e la massa concentrata in un piccolo nucleo centrale che è circondato da questi elettroni che si muovono vorticosamente seguendo delle leggi che vanno in particolare contro il senso comune perché obbediscono a delle leggi che fanno parte dal campo molto affascinante della meccanica quantistica, un campo molto difficile e che ci vede impegnati a tutt'oggi in dibattiti non solo di natura di fisica e di scienza, ma anche di natura filosofica. E se qualcuno è interessato potrei raccomandare qualche bel libro in questo riguardo. E questo nucleo centrale, questo piccolo nucleo centrale, è formato a sua volta da protoni e da neutroni e che, come vedremo, a loro volta sono costituiti da entità ancora più piccole che si chiamano quark.
Quindi, come vedrete, l'atomo di per sé è una struttura molto complicata, molto complessa e anche molto affascinante. In particolare, ogni neutrone, come anche ogni protone, contiene nel suo corpo, racchiude la presenza di 3 quark. E qui in qualche maniera, diciamo, è concentrata la nostra attività, la nostra conoscenza che abbiamo acquisito negli ultimi 100 anni. Negli ultimi 100 anni, che sono stati anni molto fecondi per la scienza e per la fisica in particolare, in quanto ci hanno visti passare da un atomo che nemmeno 100 anni fa era considerato ancora senza struttura, ad un atomo che ad oggi, come abbiamo già visto prima, ha questa struttura molto complessa, molto complicata, che determina tutti i fenomeni materiali che ci circondano, tutti i fenomeni anche in biologia, in chimica, sono dettati da questa struttura della materia formata di atomi che sono costituiti a loro volta da elettroni e da un nucleo che contiene protoni e neutroni e i quark. Ovviamente qui le domande possono sorgere sulla fine di questa ricerca e sulla fine della composizione di questi piccoli elementi che costituiscono il mondo. L'unica affermazione che si può fare ad oggi per quel che riguarda il quark e i costituenti più piccoli della materia è che i quark, se hanno una struttura, ammesso e non concesso, questa deve essere più piccola del miliardesimo di metro. Quindi la nostra capacità, l'energia dei nostri acceleratori ad oggi, sono arrivati a vedere, tra virgolette, a spaccare le entità che sono delle dimensioni più piccole di 10 a meno 18 metri. E in tutto questo correre verso nuove frontiere, ci siamo anche formati un'idea, una nuova immagine, un nuovo modello che racchiude la nostra conoscenza dei costituenti più piccoli del mondo ad oggi, il cosiddetto modello standard, che è, se vogliamo, la nostra conoscenza, che racchiude le nostre conoscenze principali sulla costituzione del mondo. Ed è un modello che ci parla appunto di quark, quelli che costituiscono il protone e il neutrone, ma anche altri che sono stati visti nelle particelle che vengono dall'universo, i cosiddetti raggi cosmici, ma anche e soprattutto visti e studiati nei nostri acceleratori di particelle. In particolare noi a Frascati ci occupiamo di questo quark che fa parte della seconda famiglia, il cosiddetto quark strano, e vi accennerò brevemente, e c'è un'altra famiglia di cosiddetti leptoni, di cui il più rappresentativo è l'elettrone, assieme a tanti neutrini che per tanti versi sono le particelle più misteriose dell'universo, e ci sono tante le ragioni dei loro misteri, e vi consiglio di andare su Google o di chiedere a noi o a altri miei colleghi cos'è e cos'hanno di misterioso questi neutrini. In questa immagine del modello standard, che descrive così bene la natura che ci circonda, ci sono anche una serie di problemi che lo fanno sì che sia un gigante molto forte, ma è un gigante che ha le gambe deboli. Quello, la nostra immagine di oggi sulla natura, sulla costituzione della natura e sulle leggi fondamentali dell'universo. E ci sono una serie di ragioni, fra cui vi accennerò due in particolare, diciamo l'assenza ad oggi di una prova concreta del cosiddetto bosone di Higgs, o diciamo erroneamente chiamata la particella di Dio, erroneamente perché in inglese la parola è God particle, non God's particle, che si traduce come particella Dio e non particella di Dio, e questa è una differenza fondamentale. Quindi in particolare questo bosone di Higgs, di cui si è parlato e si parla ogni tanto, spesso a sproposito, è comunque, diciamo, è quel tipo di particella che dovrebbe essere quella che si riferisce al meccanismo per cui tutte le altre particelle nell'ambito del modello standard acquisiscono la loro massa. Ed è la particella per cui è stato costruito il Large Hadron Collider a Ginevra, quella a cui si dà la caccia e si darà la caccia nei prossimi anni, e vedremo cosa accadrà. C'è un'altra debolezza importante del modello standard, in particolare il fatto che una delle forze più importanti dell'universo,
quella che a livello dell'intero universo descrive le strutture più grandi, le galassie, il sistema solare e le dinamiche anche di un buco nero, anche se il buco nero ha una serie di caratteristiche che lo fanno sì che sia un enigma e un paradigma delle nostre conoscenze. Il fatto che la gravità non è contenuta nel modello standard, non c'è nulla nel modello standard che parla e descrive questa forza così importante, e questo non perché noi non abbiamo voluto descrivere la gravità nell'ambito del modello standard, bensì per il fatto che non siamo stati capaci a parlare della gravità in termini di meccanica quantistica e di una teoria che parla di particelle. Ad oggi ci sono modelli che vanno oltre il modello standard, in particolare le teorie delle corde, string theory, che dicono di aver in qualche maniera risolto il problema, però con un prezzo che non è per niente piccolo, è un prezzo molto alto se vogliamo, la capacità di pensare che l'universo ha molte più dimensioni di quelle che vediamo noi intorno a noi. Quindi l'idea che l'universo possa avere 10 o addirittura 11 dimensioni, di cui solo 3 si espandono all'infinito, che sono quelle in cui noi viviamo, mentre le altre sono in qualche maniera compattificate, schiacciate, come la terza dimensione nell'ambito di un foglio di carta diventa molto piccola rispetto alle altre due. Quindi, come vedrete, la ricerca in questo campo è una ricerca che sta andando avanti, che ha dei notevoli successi, ma ha posto anche tantissime questioni, ci sono anche tanti enigmi ancora da risolvere, domande da trovare, risposte da trovare, ma soprattutto, insisto, domande da trovare, perché spesso le domande nel nostro campo sono addirittura più importanti delle risposte. Abbiamo anche visto che l'universo si tiene insieme attraverso l'esistenza di 4 forze, in particolare la gravità di cui abbiamo appena parlato, la cosiddetta forza elettromagnetica, che è quella che più abbiamo presente insieme alla gravità, poi ci sono le altre due, la forza forte che agisce nell'ambito del nucleo e fra i quark, e la forza debole, che è una delle forze che il linguaggio che si scambiano i neutrini, è la forza, una delle forze più importanti nel meccanismo che fa bruciare il combustibile in una stella, ed è quella che definisce maggiormente i processi che avvengono anche nel nostro Sole. Quindi abbiamo queste 4 forze che tengono insieme tutto l'universo. E con questo vi ho fatto un'introduzione a cosa stiamo facendo noi nel campo della ricerca fondamentale, nell'ambito dell'ente che si chiama Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in cui stiamo proseguendo su questo sentiero della conoscenza verso nuovi territori, verso nuovi orizzonti, laddove nessuno è arrivato prima. E qui magari qualcuno di voi vorrà venire a lavorare insieme a noi, e stiamo svolgendo ovviamente attività di ricerca anche nel campo della fisica astroparticellare, non solo con gli acceleratori. Lavoriamo in stretto contatto con l'università e ultimamente anche con le scuole, voi ne siete uno di questi esempi. L'istituto in particolare ha una storia molto interessante che risale a più di 50 anni fa, e segue la tradizione di fisica italiana, la tradizione che ha, diciamo, come maggior figura di riferimento la scuola di via Panisperna, in particolare Enrico Fermi e i suoi amici e i suoi colleghi. Dunque, i laboratori nascono dopo la guerra, all'inizio degli anni 50, dall'unione dei 4 sezioni universitarie, e a tutt'oggi, come vedrete, si è molto espanso, arrivando ad avere un numero di sezioni e di gruppi collegati presso le università, che è quello riportato qui. Siamo più o meno 2.000 ricercatori e tecnologi e tecnici e amministrativi in tutta l'Italia, a Frascati siamo sui 300, e abbiamo anche 4 grandi laboratori nazionali in cui in ognuno viene svolto un tipo di ricerca particolare, a partire da quella nucleare a Legnaro e a Catania, a quella sotterranea sotto la montagna a Gran Sasso, e poi a Frascati la fisica particellare, in particolare la fisica nel campo del modello standard e oltre il modello standard. Quello che voi andrete a vedere dopo sono appunto le nostre strutture che ci permettono
di andare ad indagare ulteriormente sulla struttura intima della materia, nell'ambito e seguendo quello che vi ho appena accennato. Stiamo svolgendo anche ricerche molto particolari per caratterizzare la forza di gravità, che è quella che non fa parte del modello standard, ma ci sono idee per farle convergere. Abbiamo una cosiddetta antenna gravitazionale che guarda l'universo nell'attesa dell'esplosione di una supernova, laddove dovrebbero accadere dei fenomeni particolari che verranno spiegati nell'ambito della visita. E in questo ambito stiamo sviluppando una notevole capacità anche tecnica, sia nell'ambito degli acceleratori, che come vedrete poi hanno una forte ricaduta nel campo sociale, ma anche nel campo della conoscenza del modo di indagare e di vedere le particelle, sviluppando rivelatori di particelle. Stiamo sviluppando anche ricerche biomediche, abbiamo un fascio di luce di sincrotrone dove vengono studiate certe patologie tumorali, per esempio, e caratterizzati i meccanismi e le composizioni e le strutture che avvengono e che potrebbero portare a nuovi metodi di indagine in questo campo. Come vedrete, svolgiamo tantissime attività e queste sono solo, diciamo, un elenco molto ristretto. E abbiamo questo acceleratore che voi andrete a vedere, in particolare l'acceleratore Daphne, che usa e ha usato per la prima volta al mondo, e qui vorrei insistere su questo punto, perché immagino che non lo sapete, come purtroppo la maggior parte degli italiani non lo sanno, che la ricerca con fasci che si incrociano nella cosiddetta collisione testa a testa, head-on collision, quindi questa tecnica di far combaciare due fasci, scontrarsi violentemente per far ricerca di fisica nel campo delle particelle, è nata proprio a Frascati, non in Italia ma nel mondo, ed è nata con l'entusiasmo di alcuni ragazzi condotti da Bruno Tuscek. Non per nulla quest'aula li è intitolata a suo nome. Abbiamo qui Bruno Tuscek, che ha anche una vita molto interessante, molto particolare, molto sofferta. Anche chi è curioso di capire anche come sono fatti i fisici, vi consiglio di andare ad indagare un po' proprio sulla sua persona, che ha sofferto tantissimo durante la Seconda Guerra Mondiale. E lui, insieme a tanti altri ragazzi, svilupparono questo metodo di incrocio fra due fasci, con tanti vantaggi rispetto ai metodi che erano sviluppati prima, in particolare il metodo di far collidere, di far incrociare un fascio, però con un bersaglio fisso, quindi un pezzo di metallo o qualunque altra cosa. Questo metodo, che non è per niente ovvio, in quanto far incrociare due fasci di particelle, che le particelle sono piccole, quasi niente, quindi per avere qualche probabilità di successo che una particella veda l'altra, bisogna metterne insieme miliardi. Giustamente le particelle che tu fai circolare attraverso l'acceleratore, miliardi e miliardi, non vogliono stare insieme, hanno la stessa carica elettrica, quindi si respingono. Ragion per cui devi trovare la modalità per costringerle a stare insieme utilizzando opportune configurazioni di campi elettrici e magnetici, e questa è la ragione per cui, quando andrete a vedere Daphne, vedrete un posto molto pieno di magneti. Da questo punto di vista nascono, diciamo, particelle secondarie dalla collisione, dall'annichilazione dei fasci iniziali, ed è questo anche il metodo che noi utilizziamo a Frascati. Vedrete, spero, anche il nostro museo all'aperto, sperando che non piove, dove c'è l'originale della prima macchina al mondo che ha utilizzato questo metodo, in particolare ADA. Poi abbiamo avuto un altro bellissimo acceleratore prima di quello che abbiamo attualmente, che si chiamava Adone, e voi invece andrete a vedere Daphne, che è la macchina attuale. Insisto a dire che questo è lo stesso metodo, quindi collisione di fasci, che ad oggi viene utilizzato in tantissimi laboratori del mondo, in particolare anche a Ginevra. E questo, diciamo, non mi dilungo, in quanto voi andrete sicuramente a vedere Daphne, nonché gli esperimenti che studiano la fisica diciamo, su Daphne. Quindi vado subito invece a parlarvi. Ah, volevo farvi anche un cenno e dirvi che tanti dei miei colleghi, praticamente metà
lavorano in collaborazioni internazionali che svolgono esperimenti in altri laboratori del mondo. In particolare a Ginevra, al Large Hadron Collider, dove abbiamo installati quattro grandissimi esperimenti che, oltre a studiare il bosone di Higgs, quello di cui abbiamo parlato prima, vanno a guardare anche altri fenomeni potenzialmente strani, come sarebbero eventuali emissioni di particelle collegate all'esistenza dei microbuchi neri o addirittura dell'esistenza delle extra dimension, delle extra dimensioni. E questi rivelatori sono, diciamo, dei veri, questo è, diciamo, dalle dimensioni relative del rivelatore rispetto alle persone, quindi hanno delle dimensioni molto impressionanti, fatti tale proprio per essere capaci di misurare con una certa precisione le migliaia e migliaia di particelle secondarie che vengono a crearsi da questi scontri micidiali che avvengono fra i fasci di protoni al Large Hadron Collider, ragione della loro dimensione. Ecco. Allora, questa è prima abbiamo visto un disegno, qui vediamo una vera immagine di questo grande rivelatore che si chiama ATLAS a Ginevra. E giustamente questo tipo di ricerche hanno anche una serie di ricadute. Hanno anche una serie di ricadute nel campo della società. E io andrò a parlarvi proprio di queste ricadute nei minuti che seguono. Sì, ma perché? Bene. Quindi vi farò alcuni esempi nel campo della medicina, sia per quel che riguarda la diagnosi e la terapia, ma anche per quel che riguarda l'arte, con brevi cenni, se abbiamo ancora tempo, in alcuni altri campi che sono, diciamo, attinenti e molto consoni alla ricerca. Inizio subito con la medicina, in quanto è quella che ci sta, se vogliamo, più a cuore, ed è quel campo in cui anche noi ai laboratori di Frascati abbiamo un gruppo di ricercatori che lavorano per sviluppare nuovi metodi proprio per l'indagine e per la cura, soprattutto dei tumori. E inizio con farvi un esempio di una tecnica che racchiude, se vogliamo, una serie di nozioni molto particolari, in particolare l'antimateria, rivelatori di particelle e annichilazione. È la cosiddetta la tecnica PET, positron electron tomography, o tomografia con emissione di positroni, e si tratta di una tecnica non invasiva, nel senso che uno non deve tagliare il paziente, che ci permette comunque di vedere all'interno del paziente. Questa tecnica viene soprattutto usata nella diagnosi dei tumori. Ed è una tecnica che, diciamo, usa e sfrutta le conoscenze che abbiamo nel campo dell'antimateria. L'antimateria è diventata di moda, fra virgolette, qualche anno fa, quando è stato pubblicato questo libro di Dan Brown, in particolare Angeli e Demoni, in cui parlava di questa minaccia potenziale che una certa quantità di antimateria portata in una valigetta poteva costituire per il mondo, laddove sarebbe accaduta l'annichilazione di questa antimateria con l'antimateria, cosa che avrebbe generata una quantità di energia assolutamente enorme, molto ma molto più grande rispetto ad una bomba nucleare. L'antimateria altro non è, diciamo, che una certa forma di materia che ha la carica elettrica opposta. Quindi, per esempio, nell'atomo di antidrogeno troviamo al centro un nucleo che è un antiprotone con la carica negativa, intorno a cui gira un positrone o un antielettrone che ha a questo punto la carica positiva. E in questa situazione, diciamo, di antimateria, in questa ricerca dell'antimateria viene svolta attualmente a Ginevra in esperimenti che non sono collegati al Large Hadron Collider, bensì sono esperimenti particolari che si chiamano, per esempio, Atena, ma c'è anche un esperimento più recente che si chiama Alpha, di cui è stato scritto un articolo molto recentemente, in quanto sono riusciti un record. Il record, se ve lo dico, magari sembra banale, però non lo è affatto. Il fatto che sono riusciti a generare e a mantenere in vita un numero consistente
alcune migliaia, questo vuol dire consistente, di atomi di antidrogeno per un decimo di secondo. Questo è effettivamente un record, in quanto prima di questo il tempo per cui si riusciva a mantenere in vita l'antimateria era di circa un milionesimo di secondo. Quindi è stato sì fatto un passo avanti importante. È difficile mantenere l'antimateria, fra virgolette, in vita, perché è neutra dal punto di vista elettrico, ragion per cui gira per conto suo e nel momento stesso in cui incontra la materia subisce l'annichilazione e scompare. E questo per quel che riguarda la nostra ricerca nel campo dell'antimateria. Quindi per la quantità di antimateria che noi ad oggi stiamo studiando a Ginevra, riusciamo a produrre un numero che ci rende la produzione di un grammo di antimateria in una quantità di tempo che sarebbe compatibile con circa 2 miliardi di anni, quindi che è la quantità di materia di cui Dan Brown parlava nel suo libro. Quindi ad oggi per avere una quantità di antimateria simile o pari a un grammo ci servono 2 miliardi di anni. Quello che mette in una classifica stilata da vari giornali, cos'è più caro al mondo? Cos'è più caro al mondo, ve lo dico subito, è l'antimateria. L'antimateria perché appunto per crearla serve investire una quantità di soldi che la porta a miliardi e miliardi e miliardi e miliardi al grammo. Passiamo adesso alle ricadute di questa materia nel campo della salute, appunto della diagnosi medica. Per quel che riguarda la diagnosi medica, allora, vi racconto brevemente come si fa questo tipo di tecnica negli ospedali e perché è utile nel svelare i tumori. Allora, di cosa caratterizza soprattutto un tumore? Un tumore si sa che è quel tipo di patologia che ha come caratteristica un metabolismo anomalo. Quindi è una patologia che tra l'altro si espande, cresce in maniera anomala, è la ragione per cui spesso si muore. Quindi questo aumento, questo metabolismo anomalo, questa moltiplicazione senza fine delle cellule. Quindi questa tecnica si basa per indagare sul tumore proprio sul meccanismo del metabolismo aumentato del tumore. E si dà al paziente o per via di un'iniezione o da bere o dipende da cosa viene, qual è l'organo che viene indagato, una sostanza che contiene, faccio l'esempio di un tumore al cervello, perché il cervello appunto è uno dei punti critici in cui questa tecnica è molto utile, perché laddove magari diciamo un altro organo è coinvolto, uno può fare una biopsia, però al cervello è molto difficile, è molto pericoloso fare una biopsia. Quindi è soprattutto agli organi, al cervello e alla testa che questa tecnica viene applicata. Allora, si dà al paziente da bere una sostanza zuccherosa, quindi un tipo di glucosio, un zucchero, che però contiene un zucchero alterato. Si sa che il zucchero contiene tanti atomi di carbone. Questo tipo di zucchero contiene degli atomi che sono radioattivi, in particolare carbonio 11. Atomi radioattivi che sono stati creati a monte in un acceleratore di particelle. Quindi si dà al paziente da bere una sostanza leggermente radioattiva. Giustamente uno può dire, allora che fai, ammazzi il paziente con la radioattività? No, in quanto la quantità di radiazione che il paziente si prende bevendo questo tipo di sostanza non è maggiore di quella che si prende facendo una radiografia dentale, quindi siamo super giù lì. Nel senso che il rischio è veramente minimo. Una volta che il paziente ha bevuto questa sostanza che contiene atomi di carbonio radioattivi, questa ovviamente migra, essendo una sostanza zuccherosa, migra soprattutto agli organi che ne fanno richiesta, gli organi che hanno metabolismo, che la richiedono per ragioni di metabolismo. Dunque migra soprattutto al cervello laddove eventualmente c'è un tumore, quindi c'è una concentrazione maggiore, visto che ne fa più richiesta, negli organi che hanno un tumore, che ha un metabolismo anomalo. Nel momento in cui questo zucchero arriva ai vari organi, e non solo, ma soprattutto lì, perché è lì che si fissa, l'atomo di carbonio che è radioattivo
passa, diciamo, si sta decadendo, subisce un processo di disintegrazione in cui emette una particella di antimateria, in particolare un positrone. Emette un positrone e si trasforma in un atomo di boro. Questo positrone, appena esce, appena viene emesso, la prima cosa che fa, incontra la materia normale, incontra, diciamo, le cellule del nostro organismo. E quindi non è che va lontano. Incontrando le cellule dell'organismo, subisce con il primo elettrone che vede, che è lì, subisce l'annichilazione. Quindi noi abbiamo portato in qualche maniera l'antimateria, il positrone, dentro il nostro corpo. Ne fa più richiesta, quindi c'è una concentrazione più alta negli organi affetti da patologie che hanno metabolismo anomalo, che è potenzialmente un tumore. E dall'emissione di questi due positroni, scusate, da questi due fotoni, nel momento in cui il positrone subisce l'annichilazione con l'elettrone, quello che succede è che vengono emessi due fotoni. Due fotoni che sono, diciamo, particelle simili a quelle della luce, però in questo caso hanno un'energia che è circa 100.000 volte più grande, quindi sono di un'energia più alta. Questi fotoni, essendo di un'energia più alta, riescono ad uscire facilmente dal nostro organismo e vengono misurati, diciamo, se qui abbiamo, immaginiamo la testa del paziente, intorno a lui abbiamo un anello di rivelatori che stanno misurando questi due fotoni che vengono emessi uno sulla stessa direzione in versi opposti, quindi vengono emessi nella cosiddetta back-to-back topology. E una volta che sono emessi, riusciamo a ricostruire dai parametri della misurazione, in particolare dal tempo d'arrivo e dalle posizioni di arrivo, riusciamo ad andare indietro a ricostruire il punto da dove sono partiti. E in questa maniera riusciamo a ricostruire una mappa tridimensionale degli organi. E in questa mappa tridimensionale ovviamente vediamo tutti gli organi, ma vediamo in colore più intenso quelli che hanno un metabolismo anomalo. Quindi, come vedrete, abbiniamo la tecnica delle particelle, la meccanica quantistica che sta alla base di tutto, le antiparticelle, quindi il modello standard, il positrone, l'annichilazione e rivelatori di particelle. Questa è una fotografia dell'apparato aperto, dove si vedono i rivelatori, chiuso come si trova negli ospedali, e si riesce a effettuare una mappatura, un'immagine degli organi interni con una precisione incredibile di qualche millimetro. È una tecnica che si è evoluta moltissimo negli ultimi anni, laddove, diciamo, 30 anni fa l'immagine era molto sfocata, ad oggi l'immagine è sempre più limpida e quindi è una pratica molto diffusa. Ovviamente non va consigliato a tutti e tutti i giorni, ragion per cui deve essere prescritta dal medico laddove c'è un certo timore o ci sono dei segnali che un tumore possa essere localizzato, soprattutto in quegli organi di difficile accesso come appunto il cervello. Questa è l'applicazione della tecnica negli ospedali. E questo è, diciamo, dall'altra parte della stanza, laddove viene ricostruita l'immagine sul computer, e qui va anche riconosciuto il merito della collaborazione fra medici, fra fisici e fra informatici, perché tutte queste competenze nella ricostruzione finale dell'immagine degli organi è stata messa in atto. Questo, per esempio, è quello che alla fine si presenta sui schermi come risultato dell'analisi, e qui per esempio abbiamo l'analisi di un cervello che ha effettivamente un'anomalia metabolica. Quindi c'è una regione in cui il metabolismo è più intenso, dunque una regione potenzialmente affetta da un tumore, ed è quello che si sta facendo. Ho finito con la parte che riguarda l'analisi del positron electron tomography e mi muovo verso una tecnica, la tomografia computerizzata, che è una tecnica per certi versi simile a quella di prima, tranne che è una tecnica che non è utilizzata per vedere una patologia in particolare, bensì è capace di fare una fotografia integrale o parziale del nostro organismo per vedere
anomalie di varia natura, come sarebbe per esempio intasamento dei vasi sanguigni, oppure diciamo la rottura, le fissure nell'ambito delle ossa, o insomma anomalie sui polmoni. Vedrete che tipo di forza ha questa tecnica, che è la tomografia computerizzata. In questo caso al paziente non viene dato da bere niente, quindi invece viene fatto attraversare da un fascio di fotoni. Quindi la tecnica praticamente consiste nel paziente che viene circondato nella zona di interesse, quindi va definita prima una zona che va analizzata con questa tecnica, e il paziente viene da una parte messa una piccola sorgente di fotoni, un tubo di raggi X. Quindi questi raggi X, che sono dei fotoni di alta energia, attraversano il paziente e dall'altra parte, diametralmente opposto del paziente, viene messo un piccolo rivelatore, quindi un misuratore di fotoni che riescono ad attraversare il paziente. E tutto ciò ruota in maniera su una spirale intorno al paziente. Quello che viene registrato, quindi il segnale dei fotoni che riescono ad attraversare il paziente, viene ulteriormente trasformato, di nuovo con l'aiuto delle conoscenze mediche e degli informatici, in un'immagine. E la chiave di tutto, la chiave di lettura, è il fatto che questi raggi X vengono assorbiti, quindi non passano tutti, alcuni vengono assorbiti negli organi in funzione della densità dei vari tessuti che sta incontrando questo fascio di fotoni. Ragion per cui questo attraversamento del nostro corpo di questi fotoni ci dà un'informazione diretta relativa ai tessuti che sono stati attraversati. E vi faccio vedere delle immagini assolutamente fantastiche. Come vedete, la tecnica, diciamo, l'apparato è molto simile, si presenta in maniera simile a quello di prima, nel senso che abbiamo un apparato in cui il paziente può entrare e viene indagata la zona di interesse o la zona consigliata dal medico. E vedete il tipo di immagini che riusciamo a generare. Quindi ritenete anche il fatto che questa tecnica non è orientata necessariamente verso la risoluzione grafica di un tumore, bensì può essere applicata a qualunque tipo di patologia che crea un'anomalia organica. E qui vedete appunto delle immagini incredibili che sono state ottenute con l'applicazione di questa tecnica, una tecnica assolutamente fantastica che ormai è diventata quasi di routine negli ospedali. Anche i reni, varie patologie ai reni, varie patologie al cuore, di nuovo è un metodo non invasivo, nel senso che il paziente non viene tagliato, non gli viene inserito nulla di fisico nell'organismo, viene soltanto fatto attraversare da un fascio di fotoni e riusciamo a fargli una fotografia tridimensionale all'interno dell'interno dell'organismo. Con la stessa tecnica, viene adoperata anche in campi, se vogliamo, non necessariamente della medicina. E ogni giorno, se seguite ovviamente la cronaca e i giornali, ogni giorno vari reperti organici, in particolare varie mummie, vengono analizzate con questa tecnica, che ha questo grandissimo vantaggio di essere non invasiva. Come tale, questa ci permette appunto di vedere e di fotografare le varie mummie e di capire e svelare misteri che giacciono da migliaia di anni. Uno di questi misteri era la ragione per cui Tutankhamon era morto, che è stata svelata alcuni anni fa applicando questo tipo di tecnica. Passo adesso velocemente, visto che abbiamo parlato dell'indagine sul tumore, ovviamente indagare e capire che c'è un tumore non basta, è solo metà del lavoro. L'altra metà consiste nel curare il tumore. E anche da questo punto di vista, la fisica, in particolare in questo campo gli acceleratori, ci permettono da qualche anno a questa parte di arrivare a tecniche di cura di tumori, non tutti, quelli localizzati, quindi non i tumori invasivi. I tumori localizzati invece hanno un'alta probabilità di essere curati attraverso questa tecnica che si chiama adroterapia.
adroterapia che usa al posto dei cocktail di chemioterapia o al posto dei fasci, che sono sempre fasci di particelle utilizzati nella radioterapia, usa dei fasci, spara al paziente praticamente con dei fasci di particelle, protoni o ioni di carbonio, che vengono generati in un acceleratore. Quindi il fascio in uscita, ovviamente acceleratori non tipo il nostro Daphne, ma acceleratori fatti apposta, perché ci sono una serie di standard di sicurezza che questi acceleratori devono oltrepassare. E qui vorrei accennarvi al perché. Qual è il fenomeno fisico che permette e che fa sì che un fascio di protoni sia molto, ma molto più efficiente nella terapia dei tumori localizzati rispetto ai fasci che vengono normalmente impiegati nella radioterapia? Nella radioterapia vengono impiegati fasci di fotoni oppure fasci di elettroni. E qui abbiamo il potenziale distruttivo di questi fasci in funzione della distanza da cui entrano nel nostro organismo. Quindi questo è in centimetri. L'entrata, la pelle, sotto la pelle tot centimetri. Cosa vediamo? Che sì, sia i fotoni, che la linea verde, sia gli elettroni, sono effettivamente, danneggiano, hanno la capacità di danneggiare sotto la nostra pelle, però danneggiano in maniera continua. Quindi se un paziente ha un tumore a 10 cm sotto la pelle, per esempio utilizzare i fasci di elettroni non è utile, si utilizzano fasci di fotoni, ma non viene danneggiato solo il tessuto coinvolto, bensì tutto quello che sta intorno. Ed è una delle ragioni per cui il paziente si sente così male, cioè la malattia di radiazioni, perché viene distrutto praticamente gran parte anche del tessuto sano, con distruzione maggiore nel tumore. Il vantaggio di utilizzare fasci adronici, in particolare protone e ioni di carbonio, è il fatto che tu riesci a controllare la zona nell'organismo che va danneggiata. Quindi dall'energia che tu dai a questi fasci e che puoi controllare benissimo in un acceleratore, tu vedi che c'hai sì una distruzione anche prima, però molto limitata rispetto a quella del picco, che è una distruzione molto alta controllata a tot centimetri sotto la pelle. Quindi è una tecnica da questo punto di vista molto potente, che funziona molto bene laddove c'è un tumore localizzato. Funziona molto bene e non danneggia, non ha tutti quei effetti collaterali rispetto alla vita e lo svolgimento dell'attività del paziente. Va detto che da questo punto di vista esiste per esempio a Catania un piccolo centro proprio presso i nostri laboratori, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che già lavora da anni in collaborazione con un ospedale a questo tipo di tecnica, però localizzato sulla retina, quindi è specializzato nei tumori sulla retina, trattando un numero piccolo ma comunque degno di pazienti attraverso questa tecnica in cui un fascio estratto dagli acceleratori di Catania viene adoperato per la terapia e la cura dei tumori localizzati sull'occhio. Ed è una tecnica, ripeto, molto potente, in cui il paziente va, ovviamente per quello vedete tutte queste imbragature, perché va fissato molto bene, perché se si muove troppo rischiamo di danneggiargli anche la parte di retina sana. Ragion per cui va fissato molto bene. Questa è la fotografia della sala di Catania dove viene adoperata questa tecnica. Ad oggi è in costruzione un centro, un grande centro di adroterapia in Italia, si chiama CNAU, vicino a Pavia, è un centro che a breve entrerà in funzione coi pazienti, ad oggi è in fase di avvio, è fase molto delicata perché, ripeto, con la vita delle persone uno non può giocare, quindi dobbiamo essere assolutamente sicuri che l'energia è controllata perfettamente, che la posizione del fascio è controllata perfettamente. Come vedete, dentro questo centro di adroterapia altro non è che un acceleratore, quindi ha tutte le caratteristiche di un vero acceleratore di particelle, ed è questo, diciamo, il nostro centro di terapia adroterapia in Italia. Per quel che riguarda le indagini nel campo artistico, la fisica e l'arte, anche qui abbiamo un grosso vantaggio che viene dalla fisica. In particolare, il grande vantaggio consiste
nel fatto che le tecniche di indagine che vengono dalla fisica sono tecniche non invasive. Fino all'avvento di questo tipo di tecniche, le indagini erano di natura chimica, quindi si tagliava un piccolo pezzettino, si prelevava un piccolo pezzettino del capolavoro, con ovviamente conseguenza di danneggiarlo, anche se sui micron, e si facevano le analisi di natura chimica. Con l'avvento di questa tecnica, che se vogliamo molto simile alla tomografia computerizzata, l'opera rimane tale quale, quindi non viene assolutamente danneggiata. Ed in più, il risultato dell'analisi è molto, ma molto più potente come risultato finale, come output, rispetto ai metodi di prima. Quello che si fa è che una sorgente, un tubo di raggi X, sta illuminando un manufatto, registriamo il prodotto, i raggi X, o quelli riflessi o quelli trasmessi, e registriamo uno spettro di raggi X, da cui risaliamo alla struttura o a certe caratteristiche dei capolavori. Qui vi faccio vedere, visto che c'è una mostra proprio in questo periodo di Lorenzo Lotto, vi faccio vedere l'applicazione di questa tecnica a uno dei suoi dipinti, in cui quello che per esempio possiamo vedere è la composizione dei colori. Quindi riusciamo a capire quale tecnica ha adoperato quest'artista. E questo ci fa risalire anche alla storia dell'arte, perché va detto che a quei tempi ogni grande artista, ogni grande pittore, per esempio, fabbricava da sé o insieme a pochi intimi i colori che venivano adoperati. E avevano i loro segreti, e questi segreti spesso vengono svelati soltanto oggi con questo tipo di tecnica, la composizione dei loro colori. Sveliamo anche altri segreti. Qui abbiamo per esempio un capolavoro di Le Sœur, in cui abbiamo visto che ha cambiato praticamente idea, sia perché il committente non piaceva la musa con la testa dall'altra parte, o perché chissà per quale ragione, però comunque l'artista ha cambiato idea. Abbiamo anche una cosa ben più impressionante, abbiamo anche un quadro, un dipinto di Rembrandt, che mai e poi mai saremo stati in grado di vedere cosa sta dietro il dipinto. Dietro l'attuale dipinto stava un altro dipinto, una Madonna, che probabilmente il committente a quei tempi non ha voluto, chissà, o non aveva più soldi per pagare. E visto che i materiali erano molto molto cari a quei tempi, l'artista preferiva riutilizzare i materiali, in particolare la tela, piuttosto che lasciarla lì col dipinto che nessuno voleva. E questo è di nuovo uno dei segreti che ci porta a fare anche un'indagine, se vogliamo, un'indagine artistica, un'indagine del patrimonio artistico, e di svelare il modo in cui questi artisti, che spesso erano poverissimi, vivevano, anche se ad oggi godono di grande fama. Il fatto che hanno dovuto riutilizzare le tele magari ci dice qualcosa anche della loro vita. E possiamo utilizzare anche la tecnica per studiare inchiostri, ma anche bronzi, e per i bronzi è ancora più importante, perché spesso questi sono danneggiati. Laddove si vuole in qualche maniera rifarli, curarli e riportarli in vita, la cosa migliore da fare è utilizzare dei bronzi che hanno le stesse caratteristiche, le stesse composizioni, il bronzo essendo una lega, la stessa composizione dell'originale. Altrimenti quello che succede è che l'interfaccia fra due materiali diversi si danneggia, e nel tempo può distruggere il capolavoro. Qui abbiamo per esempio una tale superficie di un rifacimento, di una riparazione avvenuta in tempi lontani, laddove la composizione era più indovinata che saputa. E anche a questo possiamo mettere cura. Poi giustamente la tecnica, in particolare il microscopio elettronico, che è una bellissima dimostrazione, se vogliamo, di un microacceleratore a portata di mano, il microscopio elettronico, che viene adoperato per esempio nelle tecniche di indagini di laboratorio di vari RIS, Parma, Roma, quel che sia. E mi soffermo soltanto al microscopio elettronico perché appunto questo viene per esempio utilizzato per indagini sulla polvere da sparo. La polvere da sparo, che è ovviamente microscopica, è quella che non va via anche lavando e stralavando vestiti o mani o qualunque altra cosa, perché a livello del micron.
questa viene vista, viene catalogata, in particolare con l'utilizzo del microscopio elettronico, che è un microacceleratore utilizzato per vedere dettagli invisibili altrimenti. Ci sono altri campi che vengono ad oggi studiati. Uno di questi campi molto doloroso è lo sminamento umanitario, e ci sono zone nel mondo in cui, se continuiamo con le tecniche attuali, in particolare Cambogia, se continuiamo ad indagare con i rivelatori di metalli e così via, con, diciamo, delle tecniche in qualche maniera fuori uso, perché attuali esplosivi plastici non sono rilevabili, diciamo, ci vogliono come minimo 20.000 anni. E da questo punto di vista la fisica ancora non ha trovato una soluzione da applicare sul campo. Ha invece un'idea di quale potrebbe essere, e utilizza l'attivazione con i neutroni. Il fatto è che i fasci di neutroni non esistono, e quindi dobbiamo portarli dentro attraverso dei metodi tipo cavallo di Troia. Ti serve una sorgente che emette neutroni, che fa tutto che diventi abbastanza complicato, e quindi si va alla caccia dell'azoto, che è quello che caratterizza un materiale esplosibile. L'azoto è intrinsecamente collegato, intimamente collegato con gli esplosivi. E ci sono tecniche che vengono attualmente sviluppate nei laboratori che ci permettono, magari ci permetteranno in un futuro, ad arrivare a capire e a sminare questi immensi territori e a fermare quest'immane sofferenza delle popolazioni affette. Nelle comunicazioni penso che sapete già che la fisica ha un ruolo principale, perché la WWW è nata a Ginevra, al CERN, per il desiderio di cambiare le informazioni nel campo della fisica e degli esperimenti fatti là. E questa è una crescita enorme, una crescita esponenziale, sia della capacità di comunicazione, che è in gran parte generata e sostenuta con tanti risultati che vengono e sono collegati alle ricerche nei nostri laboratori. In particolare volevo soltanto darvi l'idea, darvi uno spunto, magari c'è qualcuno che vuole fare una tesi, una tesina nel futuro, lo spunto di vedere come funziona il GPS. Perché non so se sapete, ma il GPS è un esempio di apparato che ci permette a tutti quelli che ce l'hanno di verificare la relatività di Einstein. È un apparato dove le equazioni della relatività vengono adoperate, perché altrimenti la posizione che rileverebbe sarebbe sbagliata di un centinaio di metri. E quindi, se qualcuno è interessato, può indagare sul GPS e la relatività e vedrà che le correzioni che vengono adoperate, fatte ed eseguite da questi rivelatori, da questi piccoli apparecchi, sono dei gioielli anche di applicazione della teoria di Einstein. Per il futuro abbiamo anche in mente, e nei laboratori lo facciamo già, il teletrasporto quantistico, e di nuovo questo sarebbe uno spunto per i ragazzi. Guardate ed indagate, siamo ad oggi nella situazione di iniziare anche questo tipo di avventura. E come vedrete, e come avete visto, e come in poco tempo che ho avuto a disposizione, spero di avervi convinto, il motore di queste ricadute è la curiosità. La curiosità è quella che ci porta prima a capire il mondo, a capire quali sono le leggi, leggi che possono e hanno, spero di avervi convinti, anche delle forti ricadute nel campo della società. Ripeto però che la ricerca non è una ricerca di migliori apparati, è una ricerca di conoscenza. È una ricerca di conoscenza che è spinta dalla curiosità. Da questo punto di vista, voi che siete giovani, che vi state affacciando adesso alla vita e avrete modo di costruirvi il futuro, l'unico mio consiglio è: non smettete di essere curiosi. Fate quel che volete, dovete sentirvelo nel cuore prima di tutto. Quindi non fate scelte adoperate da secondi fini, perché non valgono. Quindi fate qualunque cosa vi dice il vostro cuore, ma rimanete curiosi, perché questo è il motore, questo è quello che genera alla fine, rende la vita degna di essere vissuta. Grazie.